Il corpo di Alexei Navalny è stato consegnato ai parenti in mattinata quando è stato messo su un carro funebre, diretto in chiesa. Lo ha spiegato Kira Yarmish, già portavoce dell'oppositore russo morto in carcere. Il funerale è stato seguito da oltre 130.000 persone sintonizzate sulla diretta TV del Team Navalny. Circa un'ora e mezza prima dell'inizio della funzione, il Team Navalny stima che oltre 1.000 persone si sono radunate vicino alla chiesa di Mosca per dare l'ultimo saluto ad Alexei. «Tu non hai avuto paura e noi non abbiamo paura», ha scandito la folla, applaudendo e sfidando le autorità della polizia. La stessa folla poi si è diretta a piedi verso il cimitero che dista circa mezz'ora di cammino dalla chiesa, un programma ristretto ma che è stato difficilissimo da preparare perché le autorità russe hanno cercato in vari modi di ostacolare i preparativi. Come hanno dichiarato la madre di Alexei, a cui è stato restituito il corpo, e la moglie Yulia, ci sono state pressioni di ogni tipo sui familiari. Ai parenti sono state imposte condizioni restrittive su tutto, come e quando celebrare i funerali. In particolare è stato consigliato loro di tenere una cerimonia di massa e raccomandato di tenere un profilo basso. Intanto la morte di Alexei Navalny resta avvolta nel mistero. Le autorità russe non hanno rilasciato dettagli sulla causa della sua morte e inizialmente si sono rifiutate persino di consegnare il corpo dell'oppositore a sua madre Ludmila, che ha potuto vederlo solo 8 giorni dopo la sua morte. I funerali di Alexei Navalny si sono celebrati oggi alle 14 ora russa, alle 12 in Italia, nella chiesa dell'icona della Madre di Dio di Marigno a Mosca. Non è stata concessa alcuna sala per una camera ardente perché nessuno si è reso disponibile ad accogliere il feretro. Dopo i funerali, Alexei Navalny è stato sepolto nel cimitero di Borisovsky a Mosca, che dista circa mezz'ora di cammino a piedi dalla chiesa. Qui un saluto collettivo al dissidente russo in mancanza di una sala pubblica. Kira Yarmish ha detto che la sua squadra ha lottato per trovare un posto dove tenere la cerimonia. Alcune pompe funebri avrebbero affermato di essere al completo, mentre altre si sarebbero rifiutate quando hanno scoperto a chi era destinato l'evento.